Advisory update, ultima parte della nostra diretta per quanto riguarda questa mattina. Io non perdo tempo e saluto subito Eugenio Sartorelli che è in collegamento con noi. Ciao Eugenio, bentornato e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, Europa pesante, non solo oggi, Europa pesante da diverse sedute. Il DAX ha lasciato per strada quasi il 9% negli ultimi 4 giorni. Qualcuno diceva, beh, insomma, potrebbe anche essere fisiologico un ritracciamento, forse non in maniera così forte come sta accadendo appunto in questi ultimi giorni. Avrebbe avuto più senso, e qui ti do la parola Eugenio, se questo storno si fosse concentrato sui mercati americani. Invece i mercati americani sì, perdono terreno, ma perdono briciole, insomma, perdono centimetri rispetto a quello che sta accadendo in Europa. Difatti adesso metto in condivisione lo schermo e vediamo la cosa interessante, che qui questo è l'S&P, questo è l'Eurostoxx e questo è il mini Nasdaq. Ho indicato con la linea orizzontale il minimo del 25 di settembre, come vedete siamo molto distanti per il mini S&P e il Nasdaq che come sempre va per conto suo. Attenzione, attenzione ai fans del Nasdaq, che se vince Biden arriva la scoppola. Ve lo dico prima, se vince Biden arriva la scoppola, non su tutti i titoli del Nasdaq, quindi, ma su quelli che stanno facendo extra profitti. Poi, uomo avvisato, mezzo salvato, ricordatevi che ci sono le put per coprirsi. Quindi non innamoratevi dei titoli o di un indice che sembra che stia solo salendo. E l'Eurostoxx purtroppo e anche il DAX, come vedete, cioè rispetto al minimo del 25, anzi del DAX, l'avevo messo il grafico più lungo, è collassato sopra il minimo del 25 di settembre, che è questo. E qui è importante che quello è un minimo ciclico anche importante, perché lì il 25 di settembre, il 24 per l'America, è partito un nuovo ciclo trimestrale o intermedio. E la rottura di quel minimo ci indica in maniera inequivocabile che questo ciclo si è messo a ribasso. Attenzione, che parliamo sempre di analisi statistica. Se domani la valente ginnasta Christine Lagarde, grandissima ginnasta, credo che abbia fatto anche le Olimpiadi, oltre ad essere una buona economista, ma era più brava come ginnasta, non che sia brava come economista, ma come ginnasta veramente di altissimo livello, Erede di apre i Nadia cordoni della. Comaneci. Sì, beh, non era di quelli. Credo facesse ginnastica ritmica. Credo Ritmica, ok. Allora siamo. ritmica, credo, vado a memoria, e ha fatto anche le Olimpiadi. Ma come la Comaneci ce ne sono pochissime, ovviamente. Sì. Poi, no, quello importante è che se domani apre i cordoni o dice che le aprirà, si ritorna tutto in direzione opposta. Questo è ovvio. Cos'è che sta succedendo sull'Europa? Che gli stanno tirando la gonna. L'Europa sta tirando la gonna perché il Covid aumenta. Più che negli Stati Uniti, e questo bisogna ammetterlo, in questo momento l'Europa è più in difficoltà che gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti sono sempre stati male, ma hanno fatto finta di niente. L'Europa stava benino fino a parte di settembre, da metà settembre in poi è peggiorata, da ottobre non ne parliamo, è peggiorata drasticamente in Europa. Tranne la Svezia, che forse avevano ragione loro, forse, lo vedremo fra qualche Eh mese. sì. Lo vedremo fra qualche mese perché i calcoli si fanno anzi fa un anno forse, anche di più. E quindi l'Europa sta chiedendo a piene mani il DAX, l'Eurostoxx, il FIB che stanno scendendo, stanno chiedendo a piene mani, interviene ancora. E io, se potessi parlare a Madame Christine, non aiutare la finanza, aiuta l'economia per cortesia. Chi se ne frega se un po' di titoli scendono? Sì, è importante che non scendano troppo per i risparmiatori, tutto, ma prima di tutto aiuta l'economia, cosa che non sta succedendo in America perché gli aiuti stanno andando massicciamente nella finanza. E anche lì, se vince Biden. E ve la sto richiamando per la seconda volta. Se vince Biden, gli aiuti non arrivano più alla finanza o alle società che stanno andando bene, aiutano veramente a quelli che se no a gennaio chiudono. Quindi ve lo ridico per la seconda volta. Sì, non è una ripetizione fortuita, ma è voluta. Esattamente. Quindi copritevi dal rischio, soprattutto sul Nasdaq 100. Quindi c'è questa situazione asimmetrica che è legata anche a un'asimmetria e del recupero economico che c'è stato nei mesi precedenti, un'asimmetria anche di un aggravarsi della pandemia che sta correndo effettivamente più in Europa che negli Stati Uniti. Ricordiamoci che negli Stati Uniti comunque curano meno, cioè il sistema sanitario europeo elargisce molto di più generosamente. E in maniera più ampia rispetto agli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti sono più abituati a soffrire, mettiamola così, negli Stati Uniti. E
E qui c'è una cosa molto particolare che vi faccio vedere. Vi faccio vedere la volatilità e vi faccio vedere iniziando da quella dell'S&P 500, perché l'S&P 500 sta scendendo, ma grosso modo non sta scendendo in maniera drammatica. La volatilità invece, guardate come sta crescendo. È passata dal 12 ottobre da 25 a 33 ieri. È salita negli ultimi giorni di 4 punti e mezzo, quasi 5. Quindi sembra che la volatilità ci dica che le cose non vanno poi così, non sono così vanno negli Stati Uniti, ma dobbiamo sempre confrontarlo con quella dell'Eurostoxx. Questo è il confronto giusto. Abbiamo confrontato Eurostoxx con S&P, confrontiamo VIX con VSTOXX. Prima però passiamo per la volatilità del Nasdaq e la vediamo subito, la VIXN, che è simile a quella del VIX, ma meno impastata, cioè il VIX denota delle paure decisamente superiori a quelle che ci sta mostrando il grafico, molto superiori. Andiamo a vedere la VSTOXX, Sì, molto il VIX interessante. del Nasdaq è molto più laterale, mi sembra Sì, di. esatto, cioè, effettivamente il grafico del Nasdaq è meno peggio, cioè un po' meglio, diciamo, dell'S&P. L'S&P sta correggendo di più, il Nasdaq è lì, nicchia, sta aspettando chi arriva, chi non arriva, la Fed, perché la Fed parlerà subito dopo le elezioni, quindi sono due giornate importanti, mercoledì e giovedì per gli Stati Uniti. Ecco, guardate l'Europa. L'Europa sì sta crescendo, è vero, ma è paragonabile è paragonabile al VIX, anzi, a voler ben vedere, il VIX sta al 33%, qua siamo al 30%. Quindi l'Europa sta salendo la volatilità più o meno come il VIX, anzi leggermente meno. Quindi aumenta questo grafico, cioè l'S&P che è molto distante ancora dai minimi del 25 di settembre, mentre l'Eurostoxx è ben sotto i minimi del 25 di settembre, 24 in realtà per gli Stati Uniti. Quindi aumenta questo grafico o i signori delle opzioni non hanno capito niente, tra cui il sottoscritto. Ricordiamoci che i signori delle opzioni, tra cui il sottoscritto, sul rialzo dopo i minimi di marzo non ci hanno capito niente, perché lì la volatilità continuava a dirci paura, 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 e ce l'hanno detto per settimane e mesi, e io difatti quel rialzo non l'ho preso assolutamente, anzi da maggio ho iniziato questa reput. Quindi gli opzionisti possono sbagliare, vi dico solo, statistiche alla mano, che gli opzionisti sbagliano 2, massimo 3 volte su 10, 7 barra 8 volte su 10 capiscono meglio le cose. Non lo so se saremo in quelle 7 o in quelle 3, oppure, parlando di probabilità, lo sai sempre dopo. Ricordiamoci che la statistica vuol dire che non so cosa accadrà dopo. So che su 100 volte avrò 70 volte ragione e 30 torto, ma non so quali saranno le 70. Questa è la statistica. Quindi scordatevi, toglietevi dalla testa che la statistica vi dà certezze. La statistica, proprio per definizione, vi dà delle probabilità e su quelle dovete pesare. Per cui io vi sto dando un'informazione che 7 volte su 10 è più probabile che abbia ragione. Poi vedremo, eh. Quindi cosa potrebbe succedere? O l'America va verso l'Europa e perde di più, oppure l'Europa va verso gli Stati Uniti e rimbalza, con l'aiuto anche di Madame Lagarde domani. Oppure un po' di tutte e due. Ecco, questo ci sta dicendo il mercato delle opzioni, cosa che il grafico non ci dice. Quindi mi raccomando, se vuoi essere un bravo analista tecnico e anche un bravo trader, secondo me non puoi trascurare gli strumenti, le analisi di sentiment che ci fornisce il mercato delle opzioni. Prima hai detto, insomma, gli analisti delle opzioni sbagliano 2 o 3 volte su 10 Sì, per strappare una battuta di sbagliano, 4, assolutamente. ok, per strappare una battuta Joe Napoli direbbero dotto a che numero stam, cioè a che numero siamo quanto a risposta azzeccata oppure meno, ma insomma era solo per Sì, strappare un sorriso. Senti, cosa ne pensi degli analisti che prevedono un ritorno dell'interesse forte da parte degli operatori, da parte del mercato in generale, nei confronti dei metalli con appunto le elezioni americane, cioè non tanto gli indici che vanno giù, soprattutto quelli del vecchio continente, ma quanto un risultato, che sia uno che sia l'altro, delle elezioni americane. Iniziamo intanto a vedere la volatilità dell'oro. Guardate la volatilità dell'oro, lateralità e poi è scesa, è lì dormiente. Vedete che io uso delle bande di Bollinger a 3 mesi,
Il VIX e il VSTOXX erano sulla banda alta, qui siamo vicini alla banda bassa, comunque ben sotto la media. È dormiente, la volatilità dell'oro è dormiente, che e il grafico è dormiente. Perché sta succedendo questo? Uno dei motivi principali, ma non l'unico, è legato al fatto che quando salgono i rendimenti dei bond americani, l'oro un po' diventa dormiente. Non è solo quello il motivo, ma anche quello. Cioè, non vedono un orizzonte chiaro sulle prospettive dell'oro molti operatori e secondo me sono miopi per due motivi. La prima miopia è che se le banche centrali aprono ancora i cordoni, l'oro non è che puoi produrlo in continuazione come il denaro, il dollaro, l'euro, lo yen, yuan e così via. Non puoi fare una scrittura contabile e dire: vabbè, adesso ci sono il 20% in più di dollari, vedete un po' voi cosa farne. L'oro no, lo devo estrarre e ha un valore intrinseco. Prima cosa. E andate a vedervi nel 2009-2011 con i tre quantitative easing cosa fece l'oro, che rialzo ebbe. Andate a rivedervelo in questa trasmissione, già l'ho fatto vedere una volta, non lo faccio rivedere perlomeno oggi. Seconda cosa, cos'è che fa l'oro? Quando ci sono forti tensioni, vedi presidenziali americane e Trump si sta già preparando a non riconoscere la vittoria dell'avversario e l'ha fatto ieri con il nuovo giudice. Adesso hanno la maggioranza sui giudici della Corte federale, Sì. hanno la maggioranza dei repubblicani e quella è l'ultima voce che deciderà se i ricorsi che farà Trump hanno motivo di esistere o no. Quindi Trump farà resistenza, preparatevi. Secondo, qualsiasi cosa, qualsiasi presidente verrà eletto, io lo ripeto da mesi, andrà uno scontro frontale con la Cina, gli chiederanno sanzioni economiche per la questione Covid, e quindi cosa vuoi che faccia l'oro? L'oro ha due possibilità su tre di salire, quasi nessuna possibilità, pochissime di scendere sotto 1850, andare verso 1000. Non dico che non ce le abbia, ma lo scenario attuale, e non sto facendo analisi tecnica, sto facendo analisi di scenario intermarket, è molto favorevole all'oro. La volatilità e il grafico ci dice che sta accumulando per una nuova sparata, molto sopra 2000 e ben sopra i massimi di 2080, molto sopra. Per me l'obiettivo dell'oro, non dico in un giorno, due, una settimana, un mese, ma l'obiettivo minimale dell'oro è tra 2450 e 2005. Mi sbilancio, a inizio anno mi prendevano per matto che dicevo l'oro sopra 2000, l'ho detto sempre in trasmissione in diretta, forse anche questa non ricordo, ovviamente non lo sapevo, era una mia proiezione in base ad alcune mie strutture probabilistiche. E anche questa non la so, è una mia proiezione su base di strutture probabilistiche. Però se l'oro sta accumulando oltre 2000, c'è tra 2450, diciamo 2005, che può andare anche rapidamente se succedono le cose che vi ho detto. Quindi l'oro è lì che è in ebollizione, è qualcosa che sta bollendo ma è ancora fermo. Andiamo a vedere anche l'argento, di cui non ho la volatilità. In realtà sull'argento si usa di più la volatilità sull'ETF sull'argento, 30 caso secondi, unico. Eugenio. Ah, scusate, sì, no, l'argento è importante. Sì, certo. L'argento anche lui è in una situazione sostanzialmente, andiamo a vedere, di tranquillità, anche lui è lì dormiente, un po' più rialzista dell'oro, ma qui l'argento ha possibilità di arrivare a 35. Andate a vedere cosa ha fatto dal 2009-2010 l'argento con i quantitative easing. Andate a vederlo e poi ne parliamo. Quindi anche l'argento ha potenziali, ha delle praterie sopra i livelli attuali. Prima i livelli precedenti, 30, 30, e poi per me può arrivare verso 35. Eugenio Sartorelli, grazie come sempre per la tua analisi. Ci sentiamo presto. Buon lavoro e buona giornata. Volevo solo dire, domani c'è il Certo. Quantech SIAT, andate sul sito www.wc.org, analisi quantitative di altissimo livello con grandi relatori, tra cui il professor Achille Fornasini, che è quello che è uno degli iniziatori dell'analisi tecnica in Italia, quindi imperdibile lui e tutti gli altri. Si parlerà quindi di analisi quantitativa, per cui analisi statistica sostanzialmente dei mercati. SIAT.org per Esattamente. ulteriori informazioni, ovviamente. Società Italiana Perfetto, prima fatto. Analisi Tecnica. Eugenio Sartorelli, grazie ancora e buon proseguimento, buon lavoro. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario e a rientro parliamo di certificates con UniCredit.